Per chi gioca tra mouse e tastiera si prepara un'annata straordinaria. Su PC il 2014 sarà veramente ricchissimo, e non solo grazie a un numero impressionante di progetti multipiattaforma, ma anche per via dell'arrivo di un numero letteralmente straordinario di esclusive. Strizzando l'occhio ai classici del passato, la serie Divinity di Larian Studios fa un passo indietro e torna alla grafica isometrica che ha fatto la storia dell'RPG su PC. Nell'avventura potremo impersonare due eroi, un guerriero condannato, liberato dalle sue catene, e un'eroina dotata di poteri mistici e riportata alla vita. Il gioco offre un sistema di combattimento a turni e una modalità multiplayer cooperativa, il tutto contestualizzato in un mondo ad alto tasso di interazione, customizzabile grazie a un software di modding integrato. Se ne parla da molto, ma non si è visto ancora abbastanza. Wildstar, il nuovo MMO di Carabine Studios, è un particolare ibrido tra science fiction e fantasy, il tutto raccontato con la grafica cartoon ormai diventata uno standard del genere. Il dev team si è concentrato molto sullo sviluppo di un gameplay che non pone tanto accento sulla dinamicità, ma piuttosto sulle variabili di gioco, così da dare più grinta tanto all'esplorazione quanto ai combattimenti e alle boss fight. Dopo aver raggiunto l'eccezionale cifra di 34 milioni di dollari grazie alla campagna di raccolta fondi, il successo di Star Citizen sembra non conoscere limiti e barriere. Si tratta della più ambiziosa e profonda space simulation mai concepita, caratterizzata da una grande libertà d'azione e da un universo tutto da esplorare. Il gioco di Chris Roberts è ufficialmente atteso per il 2015, ma l'anno prossimo avremo sicuramente occasione di mettere le mani su alcune gustose versioni beta. Precedentemente conosciuto con il nome di Project Eternity, Pillars of Eternity prende lentamente forma. La nuova IP Obsidian è un gioco di ruolo vecchio stampo, ispirato ai capolavori della storia videoludica su personal computer. Caratterizzato da una grafica con visuale isometrica, dove scenari in due dimensioni si fondono a personaggi e spettacolari effetti grafici in 3D, il gioco della software house americana vuole essere l'erede spirituale delle saghe di Baldur's Gate ed Icewind Dale. Clay Entertainment arriva nel 2014 con Incognita, strategico a turni all'insegna di una spy story ben narrata e ricca d'azione. L'ispirazione è chiaramente quella dell'originale XCOM, mentre il setting giunge direttamente dal cinema e dalle serie televisive degli anni 90. The Banner Saga è un gioco di ruolo a turni contestualizzato in un'ambientazione fantasy ispirata ai popoli vichinghi e ai miti nordici. Se avete apprezzato il capitolo Free to Play Factions già disponibile su Steam, allora preparate il portafogli per il prossimo 14 gennaio, giorno d'uscita del primo capitolo della trilogia. Lo strategico non muore mai e Planetary Annihilation lo mostra chiaramente. Il titolo è caratterizzato da un sistema di gioco planet-based, includendo sistemi stellari, diversi tipi di pianeti e asteroidi. I giocatori saranno in grado di conquistare altri pianeti e persino interi sistemi, su enormi mappe galattiche che coinvolgeranno centinaia di mondi. Gran parte del team di sviluppo è quello responsabile dei celebri Total Annihilation e Supreme Commander, questa volta sotto la piccola etichetta Uber Entertainment, conosciuta al pubblico per titoli di minore entità. Shroud of the Avatar, il nuovo capitolo del franchise Ultima, è uno dei primi e più interessanti esperimenti di ibridazione tra RPG classico ed MMORPG. Il titolo offrirà ai giocatori la possibilità di effettuare un'esperienza completamente offline, giocare con i soli amici o entrare in un mondo che fonderà entrambe le esperienze. Un sistema di interazione che si evolve da quello di Ultima e la ricchezza di dettagli già presente in fase alfa fanno ben sperare per uno dei progetti più ambiziosi per l'anno che si appresta a iniziare. Ennesimo esponente della nuova avanguardia survival horror, il norvegese Among the Sleep non mostra particolari novità, quanto la capacità di approcciare l'horror da un punto di vista inedito e affascinante. L'avventura, rigorosamente in prima persona, ci metterà nei panni di un bimbo di 2 anni, alle prese con tutte quelle paure per noi grandi ormai banali. Semplici ombre si trasformeranno in mostri umanoidi, buio e solitudine costituiranno veri e propri elementi terrorizzanti. Per quanto possa sembrare banale, l'idea di fondo sembra essere stata trattata con originalità e maturità, inserendo diversi risvolti psicologici interessanti. Per ora grandissima esclusiva PC, The Sims 4 arriva nel 2014 con un carico di novità che vuole traghettare la serie verso nuovi traguardi,
pur mantenendo le solidissime basi che l'hanno da sempre caratterizzata. Per questa ennesima iterazione della saga, Maxis ha pensato di rendere ancora più vaste le possibilità di personalizzazione, aggiungendo ad esempio al Character Creator la facoltà di impostare un particolare atteggiamento per l'avatar. Molto più approfondita anche la componente caratteriale, che vedrà ora i nostri sim rispondere male se contrariati o essere particolarmente gentili con le persone care. Alla luce degli oltre 3 milioni di dollari ricevuti tramite Kickstarter, da Broken Age non ci aspettiamo niente meno che un capolavoro. Tim Schafer torna al genere dei punta e clicca dopo oltre 15 anni e decide di farlo con un vero e proprio Back to Basics. Le malinconiche vicende dei due giovani a loro modo intrappolati si contrappongono a uno stile visivo sognante e spensierato, che vede in personaggi stilizzati e sfondi disegnati completamente a mano la sua forza più grande. Dopo Telltale, CD Projekt sembra poter essere l'altra grande protagonista di questo 2014. Oltre a The Witcher 3, dovrebbe infatti essere in arrivo Cyberpunk 2077, RPG liberamente tratto dal gioco di ruolo omonimo Cyberpunk 2020. Il titolo, naturalmente, non è solo ispirato ai manualoni che caratterizzano l'RPG cartaceo, ma a tutto il movimento culturale che ha influenzato ogni media nei ruggenti anni 80. Le tematiche dell'avventura avverteranno sulle implicazioni etiche e morali degli impianti cibernetici, in un ipotetico futuro in cui la società pare permetterne l'abuso. Dai combattimenti all'arma bianca e magia si passerà qui ad armi automatiche e chissà quali potenziamenti, per uno di quei titoli che sembrano dei capolavori annunciati. Wasteland 2 è il seguito diretto del gioco di ruolo post-apocalittico che ha dato là alla serie Fallout. Il titolo di Brian Fargo arriva grazie al sostegno di migliaia di fan, che hanno determinato l'enorme successo della campagna Kickstarter. Il progetto si presenta come un GDR di stampo classico, caratterizzato da una visuale isometrica. Il sistema di combattimento sembra profondo e interessante, ottimamente connesso ad una componente esplorativa solidissima. Insomma, un'esperienza ancorata ai dettami della miglior tradizione ruolistica, in un'ambientazione affascinante e perfettamente caratterizzata. Sparito dai radar da diverso tempo e ancora senza una release date precisa, Fortnite rappresenta una delle proposte Epic Games più interessanti dopo Gears of War. Il titolo si presenta come un mix d'azione e strategia che mescola dinamiche in un certo senso vicine a Minecraft ed una componente action in terza persona che non può non ricordare Dead Rising. Protagonisti, oltre agli ultimi esseri umani sopravvissuti, saranno infatti dei demoni zombie che attaccheranno ogni notte la nostra base. Una base da fortificare durante la fase gestionale e strategica, in cui raccogliere i più svariati materiali per rinforzare il fortino. L'avventura sarà pesantemente focalizzata sulla cooperazione, in entrambe le sue fasi. Elite Dangerous è una simulazione di combattimento e esplorazione spaziale. In questa nuova avventura i giocatori iniziano con una navicella spaziale e una piccola somma di denaro, così da avere la strada spianata in una galassia tutta da scoprire. I player potranno scegliere come interagire con gli altri utenti, per un gioco che può essere approcciato sia da soli che online.